Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene. Benvenuti al secondo video della giornata. Oggi andiamo a parlare delle post-credit di Doctor Strange nel multiverso della follia. Quindi iniziamo. Vi sto però prima a ricordare che questo video contiene spoiler, essendo che sono le post-credit. E quindi se non avete paura, continuate questo video. Se invece dovete ancora vedere il film, tornate quando avrete visto il film. Andiamo, dai. Nella prima post-credit possiamo vedere Clea, cioè la figlia di Dormammu, che preleva Strange e apre un portale nella dimensione oscura. Tra l'altro, Clea è stata pure, come cavolo si dice, strigona suprema del mondo oscuro, della dimensione oscura, se non erro. Post-credit carina, mi è piaciuta, niente di particolare, non vedo di vedere un terzo film con lei e Doctor Strange, anche perché nei fumetti sono fidanzati, quindi dopo tutta la faccenda con Tizia, che non mi viene il nome Tizia, dai, vabbè, avete capito chi, e ci voleva proprio che si trovasse qualcun altro. La seconda post-credit è... Non dico che non sia una post-credit. Discreta, discreta. E praticamente si può vedere questo signore che, a cui era stato fatto un incantesimo da Doctor Strange, dove lui si doveva menare per 3 settimane. Finite le 3 settimane, ci saluta e rompe la quarta parete. E vabbè, succede, è bello, carino, niente. Post-credit interessanti, niente di che. Ragazzi, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi sto anche a ricordare che oggi è uscito il video dove vi faccio la recensione del film. Oggi è il secondo giorno, cioè io sono andato a vederlo ieri e c'è da dire che forse sto piano piano cambiando idea sul film, ma mi ci vuole ancora tempo. E niente, ragazzi, bye nerd!